Oddi! Sono le 12 e un quarto. L'arrivo perfetto per svegliarsi. Questo video è stato sponsorizzato da Palsy. E meno male che tutti gli altri video sono stati tipo turbo demonetizzati, mannaggia. Ecco, prima di iniziare questo video, che in pratica è un delirio da quarantena, permettetemi di parlare un secondo dello sponsor di oggi. E soprattutto del perché ho scelto di collaborare con loro. Palsy è una compagnia energetica 100% digitale. Continuando sulla scia della campagna Io Resto a Casa, Palsy sta continuando a partecipare all'iniziativa Solidarietà Digitale del Ministero dell'Innovazione Tecnologica. E sta offrendo a chi passa al servizio entro il 30 aprile un mese di bollette luce e gas gratuite. A gratis, tutto a gratis. In particolare loro hanno già l'offerta 0,24. Luce e gas, che in pratica c'ha già i prezzi super scontati e poi vabbè, c'hai tutto in un unico fornitore. Poi tra l'altro, per chi è pigro come me, specialmente se tipo ti sei trasferito, non c'hai la fornitura, non ti va di fare niente, ci vogliono pochissimi click. Palsy.it, selezioni la tua offerta, 0,24 in questo caso è quella che vi consiglio, e poi inserendo il codice PALSYMESE puoi procedere all'attivazione. E poi, boh, fatto. Poi non so, hanno una serie di vantaggi che a me avrebbero fatto super comodo, tipo ad esempio puoi dividere direttamente i costi delle spese con i coinquilini ad esempio. Quindi niente più mazzate con i coinquilini, mi ricordo proprio alla giugulare ci buttavamo. Ma oltre a tutti questi aspetti economici che ovviamente sono importanti, c'è un aspetto che a me preme maggiormente e dovreste saperlo, che è l'aspetto green. Tutte le volte in cui parlo di risorse rinnovabili sottolineo quanto, specialmente dal punto di vista dell'energia, sia complicato sapere da dove proviene la tua energia. Ecco, Palsy offre la possibilità di scegliere l'origine della propria energia. Si tratta di servizi personalizzati che si aggiungono all'offerta, costano soltanto un euro in più al mese, però ad esempio ti permette di scegliere l'impianto di origine della tua energia. Qui abbiamo noi il potere di scegliere. Allo stesso modo potete scegliere l'origine del gas da fonti rinnovabili, ridurrebbe notevolmente la nostra impronta ecologica. Ecco, queste piccole scelte possono fare la differenza. A questo ci tengo molto. Sostenibilità, sostenibilità. Questa è la canzone della sostenibilità. Io la sto suonando anche se muoio di sonno, perché è importante. Dove ho messo i plettri? Vabbè, torniamo al mio delirio da quarantena. Sto morendo di sonno, tra l'altro. Ciao amici, ci sono delle cose di cui volevo parlare, sia dei cambiamenti, delle cose che voglio fare qui su questo canale, che di una piccola considerazione personale che ho fatto di recente in una live e ho sentito il bisogno di condividere in realtà con tutto il mondo di questa ciurma. Voi lo levate il caffè dal filtro in questo modo, sono io l'unico che soffia. In pratica, io negli ultimi 5 anni ho viaggiato tantissimo per lavoro, ma proprio tanto, tanto, tanto. In particolare durante il dottorato. Durante il dottorato io ho fatto delle conferenze in tutta Europa e ho visto un sacco di posti. Ed è stato molto bello. Penso di aver realizzato quello che era uno dei, se vogliamo, sogni o obiettivi della mia vita, no? Cioè, ho sempre sognato di essere uno di quelli, una di quelle persone che viaggia, che vede posti, che impara cose. Però viaggiare inizialmente era bellissimo, no? Immaginati, la vivi un po' come se fosse una sorta di vacanza. Se stai andando, non lo so, a fare una conferenza a Madrid e tu dici: per dinci bacco, vado a Madrid, sì, rimango 5 giorni, 3 giorni di conferenza, due. E ti sentivi, non lo so. Era bello, una bella sensazione. Certo, è stato a volte difficile perché io, dato che ero dentro un progetto europeo e dovevo sia fare dei meeting industriali, aziendali e accademici con dei professori che si trovavano sparsi in tutta Europa, ci sono stati dei periodi in cui io sono andato totalmente in burnout, il che significa che io ero completamente sclerato, ero morto dentro più del solito. Ci sono stati 3 mesi di fila in cui io ho dovuto scrivere articoli mentre ero in viaggio. Ma tu dici: bello in viaggio, bello. Ma sì, ma non ero in viaggio tipo che vai un posto, ti rilassi. No, è tipo vai in una città, devi rimanerci 5 giorni che c'è una conferenza, poi vai in un'altra città, rimani 2 giorni, poi vieni in un'altra. Avevo ripreso tutto quanto, che volevo farci un video, ma ovviamente non ho avuto il tempo di montarci niente perché... Ed è per questo comunque che pubblicherò più video su questo canale. Adesso vado a recuperare anche quelli, vi farò vedere il periodo del burnout. È tutto ripreso. Tipo una roba surreale che mi successe. Io mi trovavo ad Amburgo, avevo fatto un meeting
a Rostock, vi ricordate? Quella gran bella città. Con l'istituto di catalisi di Rostock. Me ne vado ad Amburgo per fare un altro meeting. Passo una giornata là e mentre sto ad Amburgo ricevo una chiamata. Ma tu dovresti essere al momento a Salonicco in Grecia. Ho detto, ma che... Mannaggia. Ci sì, hai una conferenza domani. Ho preso un volo, sono partito per Salonicco, ero distrutto, mi sono stato là altri 3 giorni, nel frattempo stavo scrivendo un periodo... Birbantello. Ma non è questo di cui voglio parlare. Non è ancora uscito. La regola vuole che se lo guardi non esce. Quindi la storia è che io andavo in queste città nuove, in questi paesi nuovi, comunque sempre in Europa, e... All'inizio era bellissimo, no? All'inizio quando viaggiavo era stupendo, dicevo cavolo, farò tutto, andrò per i musei, andrò a vedere le chiese, farò nightlife, quant'altro. Poi a un certo punto ho scoperto, per qualche ragione che mi sfugge, che poi non è che mi sfugge, l'ho capito perfettamente perché, che mi ero rotto il gattino. Cioè, farlo continuamente, tu vieni in una città e fai il turista, cosa che già non ho amato mai particolarmente fare, era diventato una cosa... Non solo per il fatto che facevi il turista, per il fatto che a un certo punto hai l'impressione di trovarti sempre nello stesso gattino di posto. Non importa che tu vada in Ungheria, in Germania, in Olanda, in Francia, hai quell'impatto iniziale in cui è, e poi dopo mezza giornata dici: lo sai che mi sembra di essere? E dici un'altra città, perché sembrano tutte più o meno uguali. Tutte più o meno uguali. E quando, cioè, vivevo a Parigi, vivevo a Dublino, vivevo ad Amsterdam, vivevo a Nizza, vivevo a Poitiers, comunque nei dindirindina dei supermercati io trovavo esattamente le stesse cose. Le stesse identiche cose. Dici, sto per fare un'altra esperienza, sto per vedere cose nuove, sto per scoprire cose nuove. Invece no. Invece avevi l'impressione di trovarti sempre nello stesso posto, come se fosse sempre la stessa città. Ed è un'impressione che, mi ha lasciato così. Cioè, per dire, una volta io mi sono svegliato, ho fatto una passeggiata, ero convinto di trovarmi in Francia perché mi ero dimenticato di aver cambiato posto. Invece mi trovavo in Germania. Però era esattamente, cioè, vi giuro, il nord della Francia, capito? Identico, identico. Questa cosa mi aveva alquanto depresso, tant'è che si era accentuato quando andai a fare le mie prime conferenze in America, no? Io ho fatto delle conferenze in America e lì me ne sono andato ancora di più in paranoia. Perché tu dici, ho preso un volo, ho viaggiato per 11 ore per arrivare in America, devo fare una conferenza là. A parte dei piccoli cambi culturali, differenze culturali evidenti, una tra tutte è che loro, le conferenze scientifiche in America, sono un tanterellino sgradevoli. Cioè, non ci offrivano manco il pranzo. Mannaggia. Ostri, che costa un casino venire a fare quelle conferenze. Non mi offri manco il pranzo. Il discorso è che tu stai in America, ti fai una passeggiata e trovi comunque il negozio, il supermercato che vende esattamente le stesse cose che tu trovi dalle altre parti in Europa. Sono entrato e ho trovato i miei cereali in America, ho trovato delle patatine che volevamo comprare, esattamente la stessa roba. Ci sono rimasto un sacco deluso. Quando sono andato in Canada, uguale. Dopo che hai visto gli edifici grandi e dici ulla peppa e la peppina, quanto è bella questa metropoli così particolare, cioè, da ti sei rotto il gattino. Praticamente devi fare il turista. E la mia depressione totale è arrivata quando io andai alle cascate del Niagara. Allora, tu vai alle cascate del Niagara, le hai viste nei film, te le immagini come un posto magico, un posto fantastico, e invece non ha niente. Anzi, peggio, è un parco giochi all'aperto. Avevo l'impressione di essere entrato in un parco tipo Disneyland. Le cascate erano totalmente ormai artificiali. C'erano... erano circondate da sale giochi e negozietti, un casino di gente a fare le fotografie, vabbè, ovviamente. Ma la cosa più drammatica è, tu dici, vabbè, prendo il traghetto per andare sotto le cascate, deve essere una figata, eccetera. Un traghetto dove stipate ci sono 400 persone, dove tu stai letteralmente schiacciato come una sardina. E l'obiettivo di queste persone, tutti con la macchina fotografica, io compreso, per carità, perché insomma è bello guardarsi la fotografia là, tutti con la macchina fotografica, arrivi sotto le cascate del Niagara e tu hai la visione nel momento in cui stai andando, perché casomai eri su un lato, quando si gira non vedi più un gattino e non puoi muoverti, sei proprio stipato. L'impressione era di essere entrati a Disneyland. Doveva essere una cascata, una cosa naturale, una cosa bellissima, e era diventata una cosa artificiale, una cosa finta, una cosa inutile, una cosa... una delusione
terrificante. Nei luoghi più incontaminati del Canada deve essere una figata. Io sono stato a Toronto, sono andato nel, appunto nella zona delle cascate, poi sono andato nella zona americana delle cascate, però non lo so, mi aveva molto molto depresso. Qualcosa è cambiato in me. Comunque no, davvero, l'idea è che boh, fosse tutto artificiale, tutto finto, presente? Ti prendono da una città, ti mettono in un'altra, c'è il recinto e ti dicono ah, puoi muoverti qua. Poi ti riprendono, ti rimettono in un'altra città e ti dicono ah, puoi muoverti dentro il recinto. È tutto recinto, tutto finto. Ovviamente non è vero, c'è un sacco di cose belle da scoprire in ogni posto, però non puoi farlo in questo modo. E dato che io andavo nelle città per lavorarci, ero bloccato proprio nel centro della città, le città sono tutte uguali e io me ne andavo in paranoia. Sì, che poi mi sto a fare tutte ste pippe, ma tanto poi sono bloccato in casa e quindi. Cioè, in pratica mi sono reso conto che io non voglio. Perché ti devo accarezzare il culo? Ti sto accarezzando la testa, perché ti devo accarezzare il culo? Ma... cioè, mi ero reso conto che mi ero completamente stancato di andare in queste città che erano tutte uguali. E qual era il problema? Il problema era mio. Nell'ultimo anno io ho subito un cambio, quasi una sorta di crisi di persona, in cui ho iniziato a cercare delle esperienze estreme nel tentativo di cercare qualcosa di nuovo. Mo, per dirti, sempre le cascate del Niagara, io per trovare un briciolo di brivido, un briciolo di non lo so, di emozione in questo luogo finto, questa sorta di Disneyland, ho fatto la zipline. Tu dici, minchia che figata, no, alla fine sono arrivato alla fine di questa cosa, ho detto comunque, vabbè, perché era finto. Ok, adesso è pronto, possiamo. Insomma, io avevo cercato disperatamente delle emozioni diverse e quindi, tipo, quando stavo in Olanda, quando vivevo ad Amsterdam, quello che facevo molto spesso era prendere il treno e andare in posti... Oddio, era un elicottero! Mi sono... un tantinellino spaventato. Forse non gli piace cosa stavo dicendo. Io dico comunque. Sì, stavo cercando delle emozioni particolari, delle emozioni estreme. Quindi, per dire, ho fatto delle cose. Sono andato in dei posti in Olanda veramente sperduti, dove veramente, non lo so, ho avuto l'impressione di toccare una cultura leggermente diversa. Mi sono spinto in delle avventure anche naturalistiche, un po' particolari, perché volevo fare qualcosa di diverso. Ho fatto 13 km nel fango ed è stata un'esperienza fantastica. L'errore è stato tutto mio in questi anni, perché sono rimasto sempre nella parte occidentalizzata del mondo e non sono riuscito, per ragioni diverse, a spingermi nella parte in cui puoi ancora trovare una cultura diversa. L'occasione è arrivata quando finalmente abbiamo organizzato questo viaggio in Costa Rica. Per me è stata una sorta di primo impatto, il che per alcuni può sembrare come una cosa ridicola, perché ci sono lì fuori nel mondo dei posti estremamente più esotici del Costa Rica. Ma per dirvi, per le piccole cose, loro avevano queste capanne disperse nel bosco, questo contatto con la natura estremo. Loro hanno un contatto con gli animali che è diverso dal nostro. Cioè loro veramente, capito, li vivono questi animali, ce li hanno intorno. C'è una sorta di misticismo attorno alla natura. Cioè, per dire, quel piccolo, non lo so, i viaggi all'interno delle foreste pluviali per andare a cercare gli animali sperduti, noi lo potremmo fare anche in Italia, però non lo facciamo. Lo potremmo fare in Europa, ovunque, però non lo facciamo. Cioè, abbiamo pure noi un sacco di animali fighi, uccelli e insettoni da poter andare a scoprire nei boschi. Non lo facciamo perché abbiamo perso questo contatto. E poi ovviamente c'è una questione culturale, che l'impatto è stato molto bello. Cioè loro mi avevano avvisato mi avevano avvisato che i costaricani erano molto molto lenti. La prima cosa che ci hanno detto è: ragazzi, mi raccomando, non mettete di fretta, fategli una domanda, dategli tempo di rispondere. Ed erano veramente tanto, tanto lenti. Basta pensare che sulla banconota c'è un bradipo, questo lo dice proprio tutto. Cioè, sia lenti, lenti. Per farvi capire la loro lentezza, noi a un certo punto stavamo andando, se non ero a Cahuita, ci stavamo spostando quindi da una parte del Costa Rica all'altro, praticamente da un estremo all'altro, e quindi c'era un viaggio in pullman da fare bello lungo. Mentre stiamo facendo questo viaggio in pullman, rimaniamo per qualche ragione imbottigliati nel traffico. Ma io un traffico del genere non l'ho mai visto in vita mia. Un traffico proprio, non si vedeva la fine, non si vedeva l'inizio. Tu dici, pullman, soltanto pullman. Ok, poi in mezzo al nulla, capito, proprio tutto spento. E dice, ma l'autista, scusa, ma qua quando usciamo? L'autista si chiamava Omar e aveva questo super potere che tirava fuori cosce di pollo da ovunque. Cioè tu gli parlavi, giravi lo sguardo, lo rigiravi, aveva una coscia di pollo in mano. Tu dici, ma dove cazzo l'hai preso? Com'era lui?
In pratica Omar è la rappresentazione umana della lentezza. Io faccio: Omar, ma quanto, dove siamo? E quello fa: ma è normale che sia bloccato? E ma fra quanto si sblocca? Ma rimaniamo qua stanotte, non capisco. Non gli importava poi tanto. Il problema è che siamo bloccati in mezzo al nulla. Non lo so, dice, cosa sta succedendo. Scendiamo e invece, sai che noi in Italia troviamo un po' di traffico, la gente in cui c'è a sclerare, pazzi. No, là erano scesi tutti gli autisti, stavano guardando le stelle, stavano così. Allora disperate, io qua ci mettiamo a camminare sul bordo strada, tanto siamo bloccati, non sappiamo quando ci muoveremo mai, non sappiamo niente. E abbiamo trovato un bar fatto di lamiere, un supermercato in realtà, ma era fatto di lamiere, che sembrava praticamente il... avete presente dal tramonto all'alba? È uguale. Boh. Un bel po' di robetta da bere, ci siamo messi a fa festa sul bordo strada. Non fermerete la festa! Non fermerete la ciurma! Mentre c'erano bambini in mutande che andavano in bicicletta. Cioè tu dici, ma in super strada, che cazzo? Dove in cibacco? Uscito sto bambino, c'è un bambino in bicicletta. Vabbè, ok. E niente, noi abbiamo fatto festa così. È stato bellissimo. Sta succedendo davvero. È pure vero che siamo rimasti là bloccati per tipo ore nel buio. Uno stava pensando di rifarsi una vita sul pullman. E con cotanta ubriachezza molesta siamo giunti a Kawita. A me quel viaggio, ma mi è piaciuto così tanto proprio per il fatto che ho trovato cose nuove. E so che lì fuori ci sono cose molto più nuove, molto più particolari che si possono scoprire. Quindi nulla, io sono bloccato qua in casa e non vedo l'ora di uscire, perché voglio assolutamente andare a esplorare il mondo che mi sono perso. Diciamo che io ormai la parte occidentale del mondo l'ho vista e mi ha rotto un pochetto le scatole. Ma voglio, ho proprio questo bisogno, ho bisogno di crisi di mezza età, non lo so, però c'ho bisogno di camminare, ho bisogno di, non lo so, di trovarmi in situazioni in cui sono a disagio. Ma disagio quello vero, dove non sai come fare, dove sei umido e bagnato, dove ti devi arrangiare. Cioè proprio voglio fare a botte con gli orsi a mani nude. Noi avevamo un viaggio con la ciurma in Madagascar che per qualche ragione, ma chissà perché, è stato rinviato, quindi però ci sarà prossimamente. Quello in Madagascar sarà già una bomba pazzesca. In Australia, voglio andare in Africa, voglio andare in Asia. Il mondo è lì fuori e io voglio andarmelo a prendere. Eppure sono qui bloccato in quarantena con un gatto. Quindi nulla, questo è anche per dirvi che su questo canale avverranno dei... Cioè, ma guardatelo, si sta rompendo. Su questo canale avverranno dei cambiamenti. Quali sono questi cambiamenti? Io c'ho 5 anni, forse anche 6 anni di arretrati di diari di bordo che non sono riuscito a montare per ragioni di tempo. Però voglio mostrarveli, voglio mostrarvi come funziona una conferenza scientifica, le varie conferenze in cui sono stato, le differenze tra nazione e nazione, i posti strani che ho visitato, le avventure assurde che ho vissuto. Vi voglio raccontare di quella volta in cui sono stato bloccato in Turchia senza, in aeroporto, senza sapere dove dovessi andare, cosa ne sarebbe stato di me. Vi voglio raccontare del mio burnout, vi voglio raccontare di quando ho sfasciato una barca in Olanda per sbaglio. Voglio raccontarvi tutte queste cose. E visto che non ho abbastanza tempo per pubblicare video sul canale principale, anche perché insomma avrei materiale per una vita, ho deciso che la maggior parte del materiale lo pubblicherò qui su questo canale. Quindi questo canale sarà più ricco di diari di viaggio, non saranno video di bordo per ovvie ragioni, diari di viaggio, ed ovviamente di approfondimenti scientifici che continuerò a fare. Prossimamente ne usciranno due proprio sul tema pipistrelli e virus, quindi ciao, c'è tanta roba. Ciao, sono sempre Barbascura, una settimana dopo, guarda come mi è cresciuta la barba, una cosa incredibile, no, ma veramente, guarda che è una cosa assurda. Ecco, sto finendo di montare il video e volevo fare un piccolo appunto. Sembra quasi che io non faccia mai viaggi di tipo naturalistico, e non è vero, cioè per dirvi, mi sono fatto tutta l'Irlanda on the road, passando per i boschi, per le foreste, di cose fighe ne ho fatte pure io, ma non è quello il punto. Questo video è più centrato sulla metropoli e quindi sulla globalizzazione, ecco, sulla globalizzazione che abbiamo subito, vabbè. Non lo so se è l'inizio della crisi di terza età, è che voglio stupirmi ancora di più, capì? Voglio di più, ne voglio di più. Quindi niente ragazzi, io spero che siete pronti, perché come sempre dico, il nostro viaggio è appena cominciato. C'ho un sacco di disagio tramite questo. Sì, comunque questo è soltanto un delirio da quarantena, io sto facendo tutte ste pippe mentali, sono bloccato in casa.